Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon, grazie per essere ancora qui una volta con me. Oggi parleremo delle 10 montagne russe più fighe d'Italia. Cominciamo subito, sigla! Ok ragazzi, al decimo posto troviamo la Sierra Tonante di Mirabilandia. Purtroppo questa attrazione non è più disponibile dal 2007. Era del tipo in legno, aveva la salita a catena, raggiungeva un'altezza di 35 metri, velocità massima di circa 100 km orari, il percorso era lungo 1500 metri e ovviamente non aveva né inversioni, né neanche tematizzata. Al nono posto troviamo Altair CCV0204 di Cinecittà World. Questa montagna russa ha la salita a catena, raggiunge un'altezza di circa 33 metri, si scende a 85 km orari, ha la particolarità di avere ben 10 inversioni, di cui 5 consecutive. Tutto il percorso è lungo circa 1500 metri e tutto l'ambiente è tematizzato come se fosse una missione spaziale. Andiamo avanti! All'ottavo posto troviamo Shock Steam Machine a Rainbow Magic Land a Valmontone. È una montagna russa che ha il lancio magnetico, una delle poche in Italia. Infatti raggiunge i 100 km orari in 2,2 secondi. L'altezza massima è 35 metri. Fa una sola inversione, il percorso è lungo soltanto 750 metri. E tutto è tematizzato come se fosse un'area industriale. Al settimo posto troviamo il Dai Vertical a Mirabilandia. È uno dei pochi water coaster in Italia. Si sale con un enorme ascensore fino a 65 metri di altezza, ci si fionda a 105 km orari in un grande bacino, ci si bagna tutti quanti, ma chi se ne frega, io sono andato ad agosto ed è stato davvero spettacolare, non ci sono inversioni e l'attrazione non è tematizzata. Al sesto posto abbiamo Magic Mountain a Gardaland, è una montagna russa con la salita a catena, si arriva a un'altezza di 30 metri, si scende a 70 km orari su un percorso con 4 inversioni, di cui 2 consecutivi. L'ambiente non è tematizzato e ora è un virtual coaster chiamato Shaman. Al quinto posto troviamo Raptor, sempre a Gardaland. Questa montagna russa è un po' particolare perché si chiama Inverted Wing Coaster. Inverted perché ha il binario in alto, wing perché i seggiolini sono agganciati su delle ali, ha il trascinamento a catena, si sale ad un'altezza di 33 metri, si scende a 70 km orari su 3 inversioni. La cosa più spettacolare è il tuffo dalla parte più alta, appunto 33 metri, in mezzo a una foresta di alberi. E l'attrazione è tematizzata come una foresta in cui vive questa enorme rapace. Al quarto posto High Speed Mirabilandia, un altro coaster a lancio magnetico. Verremo lanciati a 120 km orari in 2 secondi, altezza massima 55 metri, ci sono 2 inversioni. Tutto il percorso è lungo 1000 metri ed è tematizzato a Formula 1. Al terzo posto troviamo il mitico Catoon a Mirabilandia, un altro inverted coaster, quindi avremo il binario in alto e le gambe a penzoloni. Si sale con un sistema a catena fino all'altezza di 55 metri, si scende a 110 km orari, su un percorso lungo 1200 metri, ci sono ben 6 inversioni e tutto è tematizzato a Tempio Maya. Al secondo posto troviamo il mitico Blue Tornado di Gardaland, un altro inverted coaster, quindi avremo il binario in alto e le gambe a penzoloni. Si sale fino a un'altezza di 33 metri, si scende a una velocità di 80 km orari, su un percorso lungo 700 metri, ci sono 5 inversioni. Ragazzi, ma rispetto a Catoon, ha molta più accelerazione, e il tutto ambientato come se fossimo sfidati di un jet tornado. Al primo posto, Plinio di Gardaland! Questo mitico coaster è alto ben 42 metri, si sale con un sistema a catena, si scende a 100 km orari. Un percorso lungo 700 metri, ci sono 2 inversioni e il tutto è tematizzato a tuffo in questo buco nero.